La tigre si avvicina minacciosa verso l'orso, ma non si aspetta che il cucciolo di orso si mantenga attento ai suoi movimenti. Colui che sembrava essere la vittima di un attacco inaspettato, adesso spaventa i suoi aggressori e decide di evitare un combattimento. Il destino ha deciso di evitare quello che sarebbe potuto diventare un crudele combattimento tra due potenti predatori. Il fatto è che gli incontri tra tigri e orsi possono trasformarsi davvero in un duello selvaggio. Quel che potrebbe sembrare un gioco tra questi due animali può diventare un combattimento in cui con tutta la loro potenza cercano di eliminarsi l'un l'altro. Come dimostra questa madre che difende suo figlio. Camminavano tranquillamente tra gli alberi quando questa tigre impressionante si è avvicinata per attaccare. Nonostante ciò, e malgrado l'aspetto violento di questi animali, ci sono innumerevoli esempi che dimostrano che possono essere comunque affettuosi tanto quanto i cani o i gatti che convivono con noi. Gli orsi sono animali feroci che raggiungono delle dimensioni molto grandi, ma quando sono abituati a crescere circondati dagli umani, possono avere una personalità molto più pacifica e affettuosa. Come dimostra questo enorme orso bruno, che gioca sulla neve come un bambino, che si aggrappa ai rami e che sembra che faccia uno spettacolo per farsi dare del cibo. Ma la cosa più spettacolare succede di seguito. Mentre si fa le coccole con il tronco di un albero, si avvicina una persona per dargli del cibo. Come se fossero davvero migliori amici, l'orso riceve con molta gratitudine tutto ciò che gli dà quest'uomo, addirittura ricevendo il cibo direttamente dalla bocca dell'umano. Gli orsi possono essere davvero degli animali molto teneri se vogliono. L'immagine di queste bestie violente può scomparire quando vediamo come si godono anche i piaceri più piccoli. Ma è chiaro, per quanto possano sembrare teneri, è importante capire che hanno comunque i loro istinti selvaggi e che possono costituire davvero un pericolo per gli esseri umani. I'm tired of having to fear our lives, quite frankly, because of what a bear may or may not do. Tenemos que tener en consideración algo súper importante, y es que los osos en realidad son animales que son depredadores. Por lo tanto, además de eso, y sumarle que tiene una gran envergadura, pueden ver efectivamente al humano como una posible presa. Entonces, la agresividad se puede presentar frente a cualquier tipo de estímulo. Anche perché immagini come quelle del combattimento tra l'orso e la tigre dimostrano che questi animali potrebbero abbattere qualsiasi rivale che incontrano nel loro cammino, per cui il fatto che camminano tra di noi può significare un grande pericolo per l'essere umano. La cosa certa è che, come tutti gli animali selvaggi, gli orsi possono mostrare questi due aspetti che sono molto interessanti, tanto la parte di bestie feroci come quella di giganti simpatici e affettuosi. Fabio Silva è il musico, compagno di giornata, dal mattino alla sera.